questo importante convegno per parlare del carcinoma alla mammella. Quali sono appunto le terapie che vengono portate avanti? Oggi ci sono diverse terapie innovative. Il carcinoma della mammella è una malattia eterogenea, vale a dire ci sono diversi tipi di tumore che vanno gestiti in modo differente da un punto di vista delle cure. Ci sono i tumori che esprimono i recettori e quelli che non li esprimono, ci sono i tumori che hanno un recettore che si chiama R2 amplificato e quelli che non ce l'hanno, ci sono i tumori tripropositivi e tripronegativi. È chiaro che di fronte a una malattia biologicamente così diversa l'approccio del medico oncologo deve essere differente. E noi abbiamo nella sessione oncologica parlato di quelle che sono le terapie più innovative per la gestione di queste malattie diverse tra di loro, ma malattie in cui l'industria farmaceutica ci ha messo a disposizione dei farmaci innovativi che hanno modificato la storia naturale della malattia stessa. Tumori molto aggressivi che sino a un non lontano passato portavano a morte le pazienti, oggi anche nella fase metastatica possono essere curati, se non con l'obiettivo della guarigione definitiva, con l'obiettivo della cronicizzazione. Intendendo cronicizzazione, la possibilità di convivere con questa malattia, come si fa col diabete, come si fa con la ipertensione arteriosa, e garantendo a queste pazienti non solo una sopravvivenza lunghissima, ma anche una qualità di vita la migliore possibile, consente a queste pazienti di svolgere gli atti quotidiani della vita, di continuare a progettare per il futuro. Oggi abbiamo parlato prima del rischio genetico di sviluppare un carcinoma della mammella e dell'importanza di identificare precocemente in maniera accurata queste pazienti per offrire loro la possibilità di fare il test e quindi di avere accesso a una serie di cure e di esami di prevenzione. L'altra cosa che abbiamo fatto è che abbiamo discusso delle diverse forme di terapia oncologica e dico diverse forme perché oggi sappiamo che il carcinoma della mammella non è una sola malattia, ma sono molteplici malattie e che ogni sottogruppo, ogni variante di carcinoma della mammella necessita di una terapia differente. Quindi oggi non basta soltanto fare la diagnosi istologica, vedere le cellule nel seno, ma bisogna anche analizzarne le caratteristiche biologiche e solo acquisite tutte queste informazioni si potrà decidere se è opportuno fare una chemioterapia, se questa chemioterapia deve essere fatta prima o dopo la chirurgia e se eventualmente oltre ai farmaci chemioterapici convenzionali si possono usare anche farmaci biologici o terapia ormonale. Come approcciare il paziente al post tumore? Questo è un argomento molto importante perché il paziente che ha, tra virgolette, superato la diagnosi di tumore e che ha completato un percorso di cura deve essere comunque sia monitorato e deve essere monitorato non soltanto con tutti gli esami strumentali e gli esami del sangue che sono necessari, ma questo monitoraggio deve poi continuare negli anni perché sappiamo per esempio che il carcinoma della mammella è una di quelle patologie oncologiche che può recidivare anche a distanza di molti anni, paradossalmente proprio le forme forse meno aggressive, cioè quelle che di solito esprimono i recettori ormonali.